Nel girone E della Serie B, Latina e Alloa sono ormai irraggiungibili, si lotta dunque solamente per il terzo posto e la Civis Colleferro è pienamente lizza per poterlo raggiungere. Chiede strada all'Acquedotto Calcio a 5, ostica formazione romana che ha dato già molto fastidio a parecchie squadre. I primi 5 minuti sono di assoluta noia, vengono però rotti da questo fulmine, da questa saetta da posizione davvero defilata da parte di Rafael Teixeira. Un Eurogol che apre la partita dunque a favore della squadra di casa, 1-0. Poi c'è questa reazione da parte di Daniele Chielli che scocca questo tiro ma trova il portiere di casa Marquez sulla sua strada. Ci riprova ancora Daniele Chielli che non trova lo specchio della porta. Daniele Chielli è uno dei tre fratelli che militano nella formazione ospite, una rarità nel calcio a 5 che a quanto pare l'Acquedotto Calcio a 5 ha reso lo sport una questione di famiglia. Conclusione abbiamo visto prima di Falasca con il portiere ospite sugli scudi, così come anche in questa circostanza Sebastiani è stato molto bravo sulla conclusione operata da Sinibaldi. Finisce dunque il primo tempo 1-0 da parte della Civis Colleferro. Secondo tempo in cui l'Acquedotto cerca di premere, non succede nulla nei primi 10 minuti, se non questo episodio davvero molto curioso. Rafael Teixeira in scivolata rovina sulla sedia e sul tavolo del direttore di gara, guardate, cerca di rialzarsi e questo gesto viene malinterpretato dal terzo direttore di gara Fardelli di Cassino che reagisce istintivamente, si crea dunque un parapiglio infinito in cui i giocatori di casa sono infurastichiti, soprattutto l'allenatore va a chiedere spiegazioni per un gesto che ritiene sconsiderato da parte del terzo direttore di gara, in verità è stata una reazione istintiva. Poi ci sono le scuse che vengono portate dal giocatore brasiliano. Nel travolgere tutto si era anche interrotto il cronometraggio che è dovuto dunque essere ripristinato prima della ripresa del gioco. C'è stata poi la traversa sfortunata alla formazione ospite che poi subisce immediatamente il gol del 2-0 con Falasca che micidiale nella finalizzazione di questo contropiede. Dunque 2-0 da parte del Colleferro che poi va anche a realizzare il terzo gol, questa volta con Cavalcante. Dunque blinda la partita l'attaccante della squadra di casa, 3-0 per l'Acquedotto Calcio 5. È tutto tremendamente più difficile adesso. Poi ancora un'altra traversa, sfortunata davvero la squadra ospite che ci ha provato in tutti i modi a bucare la rete coperta da Marquez, ma non è riuscita nel suo intento. Poi espulsione per proteste da parte di Pozzi di Grosseto, che ha estratto il cartellino rosso nei confronti del giocatore ospite Daniele Chielli per queste reiterate rimostranze. Poi il gol del 4-0 realizzato da Falasca da posizione davvero molto difficile, molto defilata. Il Colleferro a questo punto è in una situazione di assoluta sicurezza, di assoluta tranquillità e realizza anche il 5-0 perché la squadra di casa ha tentato di riaprire il match per quanto possibile con l'opzione del portiere in movimento. Trova però il gol della bandiera, l'Acquedotto Calcio 5 con Finmano che da due passi riesce a deporre in rete la sfera. 5-1 dunque il risultato finale di questa partita, vittoria meritata da parte della Civis Colleferro che può dunque continuare l'inseguimento alla terza posizione in classifica.